Oggi, 5 maggio, è la giornata mondiale per il lavaggio delle mani. Quest'anno, in emergenza coronavirus, la ricorrenza assume un messaggio ancora più importante. La giornata è stata istituita nel 2005 per ricordare l'importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. Oggi il messaggio dell'OMS è salva vite, pulisci le tue mani, perché lavarsi le mani correttamente impedisce la trasmissione dei microorganismi responsabili di molte malattie infettive. In particolare durante l'emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in corso anche in Italia, è di cruciale importanza lavarsi correttamente le mani a casa e nei luoghi di cura e di lavoro al fine di evitare il contagio, ridurre la trasmissione del coronavirus e limitare il rischio di coinfezione con altri microorganismi. Ma come lavare correttamente le mani? Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone e in assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi, mentre per la soluzione idroalcolica bisogna sfregare con le mani rigorosamente asciutte per almeno 20-30 secondi. Inoltre è importante non abusare di questi prodotti, in quanto l'uso frequente e prolungato di soluzioni idroalcoliche potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di alcune sostanze ivi contenute, oltre a indebolire le difese naturali della cute, aumentando il rischio di contrarre infezioni. È buona abitudine inoltre tossire e starnutire nella piega del gomito per evitare di contaminare le mani, con cui successivamente si possono trasmettere i propri microorganismi. Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso e di lavarsi le mani subito dopo l'uso.